Mercoledì 1 giugno, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. Si avvicina la possibilità di inserire un tetto al prezzo del gas a livello europeo. Nel Consiglio europeo chiuso ieri è stata infatti inserita la richiesta dell'Italia di studiarne le modalità di applicazione. Sentiamo su questo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. L'azione dell'Unione Europea sull'energia si svilupperà nei prossimi anni su molti fronti. Il primo è risparmio energetico, il secondo sono acquisti congiunti, immagazzinamenti congiunti, investimenti nelle rinnovabili, investimenti nello sviluppo della rete che serve a utilizzare e a connettere l'energia prodotta con le rinnovabili. E poi si è parlato del finanziamento. E poi cosa fare sui prezzi, sui prezzi alti, sul funzionamento del mercato dell'energia. In questo campo noi siamo stati accontentati. C'è un riferimento molto esplicito nelle conclusioni al tetto sui prezzi e sul fatto che la Commissione ora ufficialmente ha ricevuto mandato per studiare la fattibilità del tetto sui prezzi del gas e anche altre questioni. Lavori in corso in Spray Dry per ripristinare l'attività dopo l'incendio che l'ha colpita lo scorso 19 maggio. Sentiamo sui tempi di ritorno all'attività consueta il CEO di Italcer, Graziano Verdi. Sì, diciamo che abbiamo avuto un tempestivo intervento della manodopera dei nostri, soprattutto delle nostre risorse umane sul posto e anche dei vigili del fuoco che voglio ringraziare per l'azione molto tempestiva. Purtroppo su uno dei tre atomizzatori, tra l'altro sull'atomizzatore più grande, è accaduto che due dispositivi di sicurezza indipendenti uno dall'altro contemporaneamente evidentemente non hanno funzionato nei controlli, e anche se non dovrebbe succedere purtroppo accade, però siamo stati molto tempestivi, quindi questo ha limitato al massimo i danni. E credo che fra pochi giorni anche questo atomizzatore riuscirà ad essere riattivato perlomeno al 50%. Quindi diciamo che grazie a questo intervento tempestivo e soprattutto grazie anche alla disponibilità e anche all'attenzione che ci hanno riservato i nostri clienti del conto terzi di atomizzato, siamo riusciti a gestire la situazione in un contesto complesso, perché sappiamo bene che la domanda è molto alta, ma siamo riusciti a gestirla. L'intervista integrale a Graziano Verdi sarà in onda nella puntata di Ceramicanda di domani, che troverete poi naturalmente anche sul nostro sito e sull'app di Ceramicanda. Il dispetto di oggi in verità non è un dispetto, è una buona notizia che riguarda i lavori del Teatro Carelli. Le ruspe al lavoro, debitamente schermate dalle porte socchiuse, avevano già attirato la curiosità dei più. La collocazione e protezione dell'area di cantiere e di pannelli di legno dice invece che questa estate si accelera, anche perché la fine dei lavori è prevista per fine 2023. Parliamo del Teatro Carrani, storico tempio della cultura sassolese e non solo, oggetto di un restyling finanziato da quella fondazione che già l'aveva acquistato per donarlo alla città. I lavori, accantierati a marzo, procedono a ritmo convincente, confermano, piaccia o no, il primato del privato sul pubblico. Chiusa nell'ottobre 2014 lo storico teatro, e per 5 anni è rimasto lì, prigioniero del crollo di un controsoffitto che ne valeva l'inagibilità. Poi nel 2020 la costituzione della fondazione, nel 2021 la cessione al comune, quest'anno il via ai lavori, il prossimo la fine. In 2 anni si è fatto più che nei 6 precedenti. Privato ad oggi batte pubblico 6-3. Gioco, partita, incontro. Record di fatturato per il gruppo SACMI nel 2021, il consolidato è cresciuto del 40% a oltre 1,53 miliardi di euro, trainato dal settore tiles che ha messo a segno un più 99%, il risultato migliore di sempre. Per il presidente Mongardi a gettare le premesse di uno straordinario anno è stata la capacità di SACMI di tenere la barra dritta in un mare in tempesta, garantendo continuità produttiva e un eccellente livello di servizio ai propri clienti per tutta la durata della crisi sanitaria. Siamo ad Old Fort Isles e vi portiamo in fiera a scoprire United Symbol. Anche per questa edizione abbiamo scelto di partecipare per presentare 4 importanti novità. Il nostro palettizzatore automatico di grandi lastre,
L'occhiale per la visione in remoto in realtà aumentata, il che va a ridurre i costi di trasferte e siamo in questa maniera sempre sul campo a fianco del cliente. L'altra importantissima novità è la collaborazione con Atlanta Stretch. Un'altra importantissima novità è l'industria 4.0 sui manipolatori. Riusciamo a integrare appunto dei manipolatori, un sistema che fa rispecchiare tutti i requisiti dell'industria 4.0. Il calcio ha appena chiuso il campionato, manca già meno di un mese al ritorno all'attività del Sassuolo. I neroverdi si ritroveranno infatti dal 29 giugno al 1 luglio per le visite mediche agli ordini di mister Alessio Dionisi, il raduno il 4, poi il 5 allenamenti, il 6 test Mapei e poi la partenza per il ritiro fino al 22 luglio. I neroverdi saranno a Vipiteno. Ed ora veniamo al punto del direttore. Non siamo soliti mettere tutti nello stesso calderone, parliamo di ceramica, parliamo di produttori e non facciamo distinzioni. Credo che sia giunto il momento di farle, visto il momento. Ci sono i grandi gruppi che producono a ciclo completo, dalla A alla Z, ci sono quelli che producono senza la A, cioè senza il reparto a monte di atomizzazione e macinazione, che richiedono l'atomizzato prodotto da altri, e poi ci sono le commerciali che ritirano il prodotto addirittura finito e già in scatolato. Una volta si diceva le commerciali sono le più fortunate perché non hanno i problemi, gli scioperi, il contesto produttivo, il rinnovo del contratto di lavoro, insomma loro ricevono il materiale e con quello fanno. Ebbene, oggi quelli più in difficoltà sono i secondi e i terzi che ho menzionato. Quelli che hanno bisogno di acquistare l'atomizzato fuori sono in difficoltà perché chi ce l'ha l'atomizzato se lo tiene stretto, vista la carenza di argille. Ancora più in difficoltà sono le commerciali, perché anche di prodotto finito c'è carenza. Oggi i grandi gruppi faticano a soddisfare le richieste della loro clientela e quindi forniscono con il contagocce, quando va bene, o addirittura negano la fornitura. Quindi si è rovesciato un po' il discorso. Se qualche anno fa i più fortunati erano loro, erano le commerciali, oggi sono quelle più in difficoltà. Anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.785 miliardi di euro. Arrivederci.